Bentornati, continuiamo a parlare di testo e ora vediamo come formattarlo e ci serviamo, oltre che all'opzione qui in alto della barra, anche del pannello carattere e paragrafo. Abbiamo visto che qui possiamo elencare tutti i nostri font disponibili caricati sul nostro computer. E abbiamo anche visto che visualizziamo l'aspetto al testo man mano che scorriamo con il nostro mouse senza cliccare nessun pulsante. La prima parte, questa parte qui su in alto, comprende quelli utilizzati di recente, poi troviamo questi due font particolari che appunto sono le font emoji e le famose faccine, e poi via via gli altri che sono installati in ordine alfabetico. Photoshop inoltre ci mette a disposizione un filtro per facilitare la ricerca dei nostri font, quindi clicchiamo qui nel nostro filtro, tutte le classi, quindi le visualizziamo tutti, oppure vedete serif, script, gotico, scrittura a mano, decorativo, ad esempio prendiamo scrittura a mano, ecco qua che vengono visualizzati solo i font che appunto visualizzano il nostro test come se fosse scritto appunto a mano. Poi abbiamo dunque, vediamo un po', decorativi. Tutti solo quelli decorativi, vedete, eccoli qua, e via via tutti i vari filtri. Se vogliamo ritornare come in partenza, dobbiamo selezionare tutte le classi. Vedete voi di provare tutti i vari filtri, ad esempio sans serif sono detti bastoni in quanto non contengono, proprio tradotto così, cioè senza grazie, cioè senza fronzoli, vedete, hanno qui. Aspettate, se vengo per esempio questo, vedete, non ha, nessuno di questi font ha dei fronzoli oppure anche delle grazie come tradotto. Quindi torniamo e tutte le classi ancora. Inoltre possiamo visualizzare solo i font Type Kit che possiamo scaricare gratuitamente se siamo iscritti alla Creative Cloud e li scarichiamo da aggiungi font. Vedete, clicchiamo, ecco qui, in questo caso io ne ho solo due. E se andiamo qui, aggiungi font da Type Kit, qui clicchiamo e veniamo collegati con l'Adobe Creative Cloud e da qui possiamo scaricare i nostri font. Torniamo a visualizzare tutti i nostri font, quindi riclicchiamo qui, togliamo il filtro e scegliamo adesso quello più comune che è l'Arial, vedete, eccolo qua. E vicino abbiamo una serie di formati diversi per ogni font. Quindi in questo caso qui abbiamo, vedete, per quanto riguarda Arial, abbiamo Italic, Regular, Bold, Bold Italic, Black, eccetera. E quindi a seconda di quello che noi scegliamo cambia naturalmente il nostro font. Eccolo qua, vedete, mettiamo Regular. Quando usiamo spesso font che ci piacciono possiamo inserirli tra i preferiti, ad esempio guardate. E scegliamo questo, clicchiamo sulla nostra stellina e lo scegliamo tra i preferiti, come ad esempio questo, anche questo lo scegliamo tra le nostre stelline, e poi andiamo qui cliccando, vedete, ecco che selezioniamo solo i font che abbiamo scelto come preferiti. Inoltre, qui sempre vicino abbiamo cerca font simili, praticamente va alla ricerca di font simili a quello scelto. Sia tra quelli in uso nel nostro computer, sia ricercandoli in IT, ma poi questo lo vedremo in un prossimo tutorial. La ricerca del nostro font la possiamo sia farla da qui che anche naturalmente dal nostro pannello carattere. Vedete, ci posizioniamo, apriamo ed è la stessa cosa. Adesso porto in su così vediamo bene. E poi un'altra cosa che possiamo fare, se siamo sicuri del nome del nostro font, ad esempio ci inseriamo qui su e andiamo per esempio a scrivere adesso. Cerco Arlo, HAR, vedete, eccolo qua. E crea un filtro naturalmente con tutti quelli che contengono HA. E posso scegliere ad esempio questo font. E sempre qui dal nostro pannello carattere, come qua su, possiamo scegliere il nostro colore. Quindi clicchiamo e scegliamo un colore. E inoltre anche le dimensioni. O clicchiamo, vedete, scegliamo una dimensione dal nostro pannello. Oppure inseriamo direttamente il valore qui dentro in punti, o come abbiamo visto in parecchi pannelli, possiamo vedete, aumentare e diminuire in questo caso le dimensioni del font. Quando il mio mouse diventa una manina qui sull'iconcina, tasto a sinistra del mouse, aumento e diminuisco trascinando a destra o a sinistra. Vi ricordo inoltre che per trasformare il nostro testo possiamo inserirci qua sempre all'interno col nostro mouse.
Poi premo il tasto CTRL, ecco qui che possiamo ingrandirlo, vedete, aumentare le dimensioni e poi inoltre possiamo anche inclinare e poi anche ruotare. Adesso torno indietro come era in precedenza. Continuiamo qui con il nostro pennello e vediamo la spazzatura questa volta del cratere. Lo troviamo qui, vedete, imposta la spazzatura dei caratteri selezionati. Quindi sempre con la nostra manina oppure introducendo qui i nostri valori, clicchiamo, tenendo premuto col tasto sinistro e aumentiamo o diminuiamo la spazzatura dei caratteri. Riportandolo qui a zero, abbiamo il nostro carattere come in origine, infatti siamo partiti con 50 perché io avevo lasciato 50 di partenza. E quindi l'avevamo, vediamo un po', eccolo qua, 50, vedete? Prima l'avevamo così, ma in partenza era 0. Altro modo per aumentare o diminuire le dimensioni qui tra i caratteri, vedete qui abbiamo impostato a 0. Adesso seleziono tutto, con tutto il paragrafo, premo il tasto Alt, e guardate, premo le frecce a destra e a sinistra, in questo caso a destra, vedete, si sposta di 20 punti alla volta, 20, 40, 60, 80, eccetera. Quindi aumentiamo anche con i nostri tasti freccia di 20 punti alla volta. Ho detto punti, ma forse è meglio dire passi, a 20 passi alla volta. Abbiamo poi, vediamo qua, l'interlinea che per avvicinare o allargare qui tra una riga e l'altra, quindi mi posiziono sempre qui con la mia manina, imposto l'interlinea, vedete, e posso, vedete, diminuire, cioè accorciare praticamente le due righe oppure allontanarle. E anche qui, per ritornare al punto di partenza, vedete, abbiamo auto. Possiamo inoltre aumentare il nostro font non in modo proporzionale, ma direttamente, vedete, o solo in altezza o solo in larghezza. Guardate, proviamo in altezza, ecco qua che aumentiamo o diminuiamo. Riporto a 100. E poi abbiamo lo scorrimento qui dalla linea di base. Se per esempio io seleziono solo la P e poi aumento, guardate, lo porto sopra dalla linea di base o addirittura sotto sempre dalla linea di base. Sotto qui abbiamo tutti questi pulsanti che troviamo spesso nei programmi di edito di scrittura come Word, ormai li conosciamo tutti. Ad esempio abbiamo l'apice, il pedice, vedete? Oppure adesso qui, adesso tolgo, anzi seleziono tutto il paragrafo. Questa volta abbiamo grassetto simulato oppure il corsivo, tutto maiuscolo, e poi abbiamo maiuscoletto e poi sottolineato e barrato. Abbiamo ancora altre opzioni qua sotto, che sono modifiche ornamentali che funzionano solo con alcuni tipi di font e aggiungono o tolgono ornamenti fra due lettere. Adesso andiamo a vedere però questo qui che ho già preparato. Innanzitutto volevo farvi vedere questo. Qui vedete abbiamo anche questa impostazione che non vi ho fatto vedere prima, che è la crenatura tra due caratteri. Guardate, in questo caso qui, se andiamo a vedere, la T sconfina e va, vedete, nella zona dell'A. Guardate, lo vediamo molto bene se lo seleziono. Ecco, qui vedete la punta della T praticamente è sopra l'A. Ora guardate, ci posizioniamo qui all'interno, appunto, tra le due lettere, tra la T e la A, poi qui abbiamo metrico e proviamo a mettere ottica. E vedete, adesso praticamente si è distanziata e quindi non invade più la nostra A, ma praticamente finisce dove proprio comincia la nostra lettera. Inoltre, sempre da qui possiamo sempre selezionare, per esempio, altre impostazioni, per esempio 75, allarghiamo sempre di più, però lasciamo 0. Ora invece andiamo a vedere queste modifiche ornamentali, quindi porto qui così vediamo bene e invece ancora un po', ecco qua. E ripeto, non funziona con tutti i font, ma solo con alcuni. Adesso per esempio andiamo qui, prendiamo questo, poi lo selezioniamo e proviamo a vedere qui cliccando su questo pulsante. Vedete? La linea, guardate, il prima e il dopo, la linea qui della F si congiunge con la nostra J. E poi abbiamo quest'altro esempio, adesso clicco, poi mi posiziono qui, proviamo a premere questo qui che vedete legatura facoltativa. E qui viene legata la T con la C. Oppure abbiamo questa qui invece stilistiche, che ecco, selezioniamo, proviamo a cliccare, vedete alternative stilistiche, e guardate la differenza, vedete? Praticamente toglie e aggiunge questa grazia sotto alla nostra F, vedete, il prima
il dopo. E poi abbiamo, questo è molto intuitivo, prendiamo per esempio solo l'H, scusate, ecco qua, l'H delle ore e portiamo sopra, vedete, e quindi abbiamo questo effetto. E poi anche per quanto riguarda qui le frazioni, noi possiamo scrivere 3 barra 8, clicchiamo qui, diventa una vera e propria frazione. Per questi esempi ho usato, vedete, questo font il calibri, andiamo a vedere questo, sempre calibri, eccolo qua. Invece quest'altro, andiamo a vedere anche quest'altro. Sì, direi che sempre calibri, vedete, fate le vostre prove, quindi provate anche gli altri che sinceramente non ho trovato. Ad esempio questo qua, possiamo riprovare. Seleziono e proviamo, vedete qui viene attivato. Se lo tolgo, ma non vedo nessun effetto. Ho provato, ho fatto delle prove, ma sinceramente non riesco a trovare il font giusto. E poi questo qui, ad esempio, riproviamo anche ora questo, eccolo qua, vedete, toglie completamente lo stile al nostro font e lo rende differente. Noi sappiamo che un testo è vettoriale e non formato da pixel, ma da linee tratteggiate da un punto all'altro. E noi possiamo aumentare o diminuire le dimensioni, ma non perdere in qualità, rimane uguale come le forme vettoriali che abbiamo già visto. Adesso qui aumentiamo la nostra dimensione, guardate, aumento di molto, poi mi avvicino, andiamo a vedere, eccolo qua, vedete come rimane sempre bello pulito e non perde di qualità. Però vediamo bene, avviciniamoci proprio benissimo, vedete qui soprattutto nelle zone che contengono curve, vedete, eccolo qua, e qui sotto abbiamo qui abbiamo questa impostazione dove è imposto il metodo anti-alias che è nessuno. Se noi clicchiamo su preciso, guardate come cambia. Vedete come migliora il nostro bordo delle lettere. Quindi nessuno, guardate, è preciso. Poi abbiamo varie altre, netto, forte, arrotonda, però direi che il migliore è senz'altro quello preciso. Inoltre qui abbiamo la scelta della nostra lingua, scegliete italiano perché altrimenti non funziona il correttore ortografico. Noi abbiamo inserito il nostro testo in orizzontale, però qui sopra vedete abbiamo questo pulsante, se andiamo a cliccare col tasto sinistro del mouse lo trasformiamo, eccolo qui, in verticale, solo posiziono qua così vediamo bene. Però lo possiamo sempre fare, torno indietro, da qui vedete sempre il nostro pannello carattere e poi abbiamo cambio orientamento. Testo. Inoltre vi faccio notare che sempre qui dalle opzioni qui del nostro pannello carattere abbiamo varie voci che possiamo sempre utilizzare, come anche se entriamo dentro al nostro testo, tasto destro del mouse, vedete, clicchiamo e qui abbiamo varie possibilità di trasformare il nostro testo. Se quando abbiamo il nostro testo in verticale, lo posiziono qua, mi inserisco dentro, naturalmente quando andiamo a inserire una lettera, ad esempio una A, vedete, viene inserita anche questa in verticale. Torno sempre indietro. Se invece vogliamo trasformare in verticale, però con le lettere invece rovesciate, praticamente possiamo farlo con Ctrl T, trasformiamo, vedete, e poi ruotiamo o da una parte o dall'altra. È naturale che quando poi facciamo questo, adesso clicco con valido, se torniamo dentro, vedete, possiamo sempre inserire le nostre lettere. Se decidiamo di inserire un testo in verticale già di partenza, sempre qui dal nostro strumento testo, scegliamo strumento testo verticale, ci posizioniamo e andiamo a inserire, scusate, adesso ingrandisco perché sennò è un po' piccolino, facciamo anche questo qui 48 così vediamo bene, vedete, inserisco le lettere in verticale. Quindi abbiamo visto sia creando un testo nuovo oppure andare a modificare un testo già presente. Abbiamo visto che quando noi inseriamo qualsiasi testo nuovo viene creato un livello. Qui però abbiamo altri due pulsanti che è strumento maschera testo verticale o strumento maschera testo orizzontale. Se scegliamo ad esempio maschera testo verticale, anzi scusate, prendiamo questo orizzontale, clicco, vedete? E inserisco ad esempio Photoshop. E notate che è stata creata praticamente una maschera veloce su questo testo. Se adesso io mi sposto,
Ecco qua che abbiamo solo la selezione, vedete? Abbiamo creato la selezione, quindi a questo punto dobbiamo creare un livello e poi magari riempirlo di colore. Torniamo come prima con il nostro testo in paragrafo e vediamo invece come formattare questo utilizzando il pannello appunto paragrafo. E qui subito vediamo che abbiamo i vari allineamenti, quindi a sinistra come adesso, allineamento centrale, allineamento a destra. Poi abbiamo giustificato con l'ultima riga qui, vedete a sinistra, giustificato con l'ultima riga centrale, giustificato con l'ultima riga a destra e poi abbiamo tutto giustificato, che vedete è bruttissimo perché guardate come distanza qui le parole una dall'altra. Ritorniamo con il nostro allineamento normale qui a sinistra, poi mi avvicino così vediamo bene e anzi. Prendo tutto il mio testo, poi lo cambio e lo mettiamo in Arial, così vediamo molto bene. Ecco qua, quindi riclicco. E guardate, vedete, abbiamo la sillabazione, cioè praticamente in default, per default, Photoshop inserisce un trattino finale e sillaba il nostro paragrafo. Però guardate, qui abbiamo sillabazione. Se togliamo, ecco che viene cambiato tutto, modificato tutto il nostro testo, vengono tolte le lineette finali e non abbiamo più la sillabazione. Se andiamo qui nelle nostre proprietà del pannello paragrafo, ecco che abbiamo giustificazione e sillabazione. Quindi se clicchiamo su sillabazione abbiamo la possibilità di intervenire come vogliamo noi, come vogliamo la nostra sillabazione. Oppure anche, e qui vedete, abbiamo anche giustificazione, anche qui possiamo intervenire come giustificare il nostro testo, in paragrafo sempre. Abbiamo poi la possibilità di intervenire per un rientro qui sia a destra sia a sinistra che a destra. Vedete, adesso possiamo mettere, vediamo un po' 35, così vediamo bene, e magari anche 35 qui da destra. Ecco qua. E una volta inserito il rientro ci possiamo posizionare, premiamo invio e vedete, abbiamo sempre un rientro anche qua, facciamo il prima e il dopo. Quindi ogni volta che adesso noi inseriamo abbiamo sempre un rientro. Inoltre possiamo far rientrare solamente la prima riga, per esempio seleziono questa, aumento, vedete? Ecco che faccio rientrare solamente la prima riga. E poi si può aggiungere spazio prima del paragrafo e dopo il paragrafo. Ad esempio mi posiziono qui e poi aumento, ecco che aumento lo spazio tra il primo e il secondo paragrafo. Se mi posiziono qua, aumento invece la fine del paragrafo a quello successivo. Bene, e col paragrafo abbiamo finito questo tutorial e ci vediamo alla prossima. Arrivederci.